La gravidanza è un percorso speciale per ogni donna. Nel corso dei 9 mesi ci sono una serie di tappe fondamentali che è utile percorrere insieme alla propria ostetrica e al proprio ginecologo di riferimento. Accanto agli esami e ai controlli, sono importanti ad esempio il corso preparto, l'incontro con l'anestesista e altri momenti che permettono di far vivere la gravidanza in modo più sereno, come corsi dedicati allo yoga e all'alimentazione. Per una tranquillità in più, è importante che ogni mamma sappia riconoscere alcuni segnali che potrebbero indicare che è il momento di andare in ospedale a partorire, oppure sapere anticipatamente un eventuale problema, che spesso si può risolvere intervenendo il prima possibile, sia a termine sia durante la gravidanza. L'importante è sempre informarsi in anticipo e scegliere per tempo un ospedale di riferimento a cui affidarsi che abbia un reparto dedicato alla gravidanza e gli specialisti in grado di affrontare anche i percorsi più complicati. Quali sono questi segnali? Vediamolo insieme. Se sei al termine della gravidanza e le contrazioni sono dolorose, forti e regolari. Ciascuna contrazione in questa fase dura circa 30 secondi e si ripete ogni 5 minuti per almeno un'ora. L'importante non è tanto la distanza tra una contrazione e quella successiva, ma la loro regolarità. Se non sei al termine della gravidanza, ma avverti comunque delle contrazioni dolorose. Quando si rompe il sacco amniotico, si sono rotte le acque, o se hai delle perdite di liquido chiaro. In presenza di perdite di sangue in qualsiasi momento della gravidanza. Quando avverti una riduzione dei movimenti del piccolo o se hai la sensazione che si comporti in modo molto diverso dal solito. Sono da considerarsi nella norma dai 10 ai 12 movimenti nell'arco delle 24 ore. In caso di pressione alta, superiore a 140 su 90. E ogni volta pensi sia necessario per sentirti più tranquilla e sicura. Può accadere, quando la gravidanza è vicina al termine, che si perda un tappo mucoso fatto di gelatina di colore bianco, giallo o marroncino. La perdita di questo tappo non è un segno del travaglio che sta iniziando o di parto imminente. Può verificarsi anche qualche settimana prima. Se non ci sono altri segnali, quindi, in questo caso, non c'è bisogno di andare in ospedale. Quando arriverai in ospedale, gli specialisti del pronto soccorso valuteranno con attenzione le tue condizioni, stabiliranno se tutto procede regolarmente e se il travaglio è davvero cominciato. Se sei una mamma con una malattia rara, col diabete, o se ad esempio soffri di pressione alta, è importante che tu segua sempre i controlli e che mantenga un contatto costante con il tuo ginecologo e con un centro che sia specializzato a trattare la gravidanza anche in queste situazioni. Informati in anticipo su quale ospedale fa il caso tuo e affidati a loro con serenità.